Ciao a tutte ragazze, benvenute al terzo giorno della nostra maratona. Oggi vi propongo tre ricette semplicissime per i vostri regali di Natale, che secondo me regalare un dolce è sempre una cosa graditissima. Sono tre ricette facilissime, veramente dalla più semplice in assoluto alla un po' meno semplice, ma vi assicuro che è meno semplice soprattutto perché ci stanno più ingredienti, ma se no è veramente semplicissima, lo vedrete comunque. Allora, sono tre ricette buonissime che io sperimento già da diverso tempo. Vi lascio la lista degli ingredienti, fatemi sapere se le provate, se insomma le sperimentate, insomma se vi piacciono. Se tra di voi ci sta qualcuna che è più esperta di me in cucina e mi vuole dare qualche suggerimento per migliorare queste ricette, io ne sono veramente veramente grata, insomma, perché appunto c'è sempre da imparare. Quindi io vi mando un bacio, vi lascio la ricetta e ci vediamo domani. La prima ricetta è facilissima, infatti abbiamo bisogno soltanto di un rotolo di pasta sfoglia, dello zucchero semplice, oppure potete utilizzare quello di canna, insomma quello che preferite, e della semplice vanillina. La prima cosa che faccio è unire la mia vanillina allo zucchero semolato. Comincio a spargere il mio zucchero su tutta la mia superficie. Una volta terminato, quindi abbiamo questo rotolino qui e lo andiamo a tagliare in tante rotelline. Ricopro con la carta da forno la mia teglia e vado a posizionare i miei rotolini dopo averli ripassati nuovamente nello zucchero in modo da formare un ulteriore strato di zucchero. Ricordate di posizionarli abbastanza distanziati perché comunque durante la cottura cresceranno decisamente di volume, quindi per non farli attaccare l'uno all'altro vi consiglio di posizionarli abbastanza distanti. La cosa che ci interessa è che l'impasto non risulti troppo umido, cioè deve essere abbastanza, asciutto, ecco, diciamo. Quindi ogni volta che voi vedete che magari vi rimane un po' troppo, non liquidino, però comunque lo vedete che è un po' lento, aggiungete un pochinino di farina di avena. Ovviamente io ho usato la farina di avena perché non avevo i fiocchi di avena con me, però se avete i fiocchi di avena potete utilizzare quelli che vi verranno un po' più consistenti come biscotti e allo stesso modo comunque molto buoni. Ok, terminato di impastare, diciamo che abbiamo finito perché dobbiamo semplicemente fare i biscottini e metterli sulla teglia.
Una volta sistemata la carta da forno, andiamo a formare i nostri biscottini con questo impasto. È importante che vengano tutti quanti un po' schiacciati, perché sennò non si cuociono bene. Ok, io prendo un pochino del mio impasto, lo posiziono qui e ora lo modello. Gli ingredienti secchi li andrò a inserire tutti quanti in una ciotola abbastanza capiente. Qui invece andrò a mettere tutti i miei ingredienti liquidi. Il consiglio che vi do, se utilizzate anche voi questi pirottini di carta, è di utilizzare anche i pirottini in silicone, cioè mettere questi pirottini dentro a quelli in silicone, perché così mantengono la forma. Io purtroppo qui non li ho, quindi mi dovrò arrangiare, spero che non facciano una brutta fine e che non si allarghino troppo, però ecco, insomma, purtroppo ci si adegua, ecco.